Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftus.it. In questo veloce tutorial vediamo come permettere, o meglio, come effettuare una selezione multipla da una table view e cancellare le relative righe. Quindi io già ho creato una table view, la standard table view, qua all'interno delle righe d'esempio. Adesso vediamo come interagire con essa per poterle selezionare e infine cancellarle in un'unica operazione. Quindi dalla nostra table view possiamo inserire, intanto edit una navigation controller. All'interno di questo navigation controller possiamo inserire i due pulsanti, i due items per permettere la selezione e la cancellazione. Quindi items 1, scusate, ho sbagliato. Ok. E ok. Uno possiamo utilizzare in questo esempio via quello standard, quindi possiamo mettere edit e cancella. Perfetto, ci spostiamo all'interno del codice, sempre mantenendo in visione la nostra view, e trasportiamo nella classe i due elementi per creare la funzione standard. Quindi possiamo mettere questo edita action di tipo UI button items e creeremo la funzione cancella delete action. Ok, fatta questa operazione, chiudiamoci, spostiamo nel file Swift. Quindi potremmo creare, intanto ho fatto una statica, vedete, una sezione, 10 elementi e il ciao per tutti. Per rendere meglio l'idea possiamo creare un array, la potremmo chiamare var array dati, la facciamo di tipo stringa, metteremo, non lo so, riga. Riga. E la moltiplichiamo, non lo so per quanti, va bene, potrebbero, possono bastare. Dopodiché, quindi qui non sarà più una, o meglio sì, numero di section una, le righe all'interno della section sarà ArrayDati.count e il testo sarà array. Prenderemo l'elemento array dati con indice indexPath.rov e in più gli aggiungeremo il nostro indexPath. IndexPath.rov solo per dare un aspetto visivo. Quindi lui metterà l'interno là e il numero della riga. Quindi se abbiamo fatto bene, vedete riga 0, 1, 2, 3, 4, 18 elementi. Adesso andiamo a configurare i due items. Quindi ci spostiamo nel width di load e diamo la possibilità alla, scusate, fatemi ricaricare la tabella. Quindi ci spostiamo nel pulsante edit che servirà al click, ci darà la possibilità di interagire con le righe. Infatti, se noi adesso scriviamo questa proprietà isent edit editing, quindi se è possibile editare,
metteremo è diverso da isEnt editabile, scrivendo in questo modo noi abbiamo detto se attiva la funzione edita, scusate, eccolo qui, uguale, se attiva, disattiva, se disattiva, attiva. Quindi basta semplicemente scrivere queste istruzioni. Infatti, se noi adesso rilanciamo la nostra tabella, noteremo che al clic sull'edit, vedete, appare la possibilità di editare la riga. Vedete, in questo caso quella standard è la funzione cancella. Per rendere, quindi sostituire la possibilità di cancellare intera riga e selezionare più righe nella modalità edit, ci spostiamo nel with the load, richiamiamo la nostra tabella e selezioniamo la proprietà, questa proprietà multi selezione durante l'editing. Quindi se noi la impostiamo su true e rilanciamo il nostro emulatore, noteremo che al click di edit, vedete, non appare più il cerchio rosso con la linea, ma la possibilità di selezionare più righe. Quindi, una volta selezionate, ovviamente adesso usiamo per cancellare la riga, ma possiamo anche utilizzarla per selezionare più elementi, magari di una lista, magari una lista della spesa, e invece di cancellarli o spostarli in un array oppure renderli come, non lo so, elemento acquistato, quindi le seleziono e quindi li faccio sparire dalla lista della spesa, li metto magari negli elementi acquistati. Quindi adesso usciamo dalla modalità edit e andiamo a concludere il tutorial effettuando l'operazione proprio fisica dell'eliminazione dell'elemento. Quindi nel nostro esempio dovremmo prima controllare if selection row. Quindi creeremo una variabile, gli diremo se è true, quindi se è uguale a table view di index path for selection row. Quindi se esiste, quindi se l'ho selezionata, al suo interno intanto faremo scusate, ovviamente devo utilizzare una costante, creo una costante che se verificata la table view index path for selection row, quindi esiste. Per cominciare potremmo intanto, per farvi un esempio, stampare print la nostra variabile appena creata, costante, scusate, che è un array, andiamo a vedere, ci restituisce un array di index path. A questo punto noi creeremo una variabile chiamata items, o come volete, che sarà di tipo stringa. E ovviamente inizializzata a vuoto. Quindi questa è la prima fase. Sempre nella prima fase poi faremo un ciclo for di index path, quindi la variabile d'appoggio chiamata index path nell'array selection row. Quindi per tutti gli elementi noi creeremo un append, quindi aggiungeremo questo nuovo elemento che sarà l'elemento presente nell'array con indice index path.row.
Quindi non farò altro che creare una nuova array chiamata items, recuperata dal ciclo for, che non fa altro che leggere la selezione, il range di selezione che abbiamo effettuato nella tabella e lo inserisce appunto nella tabella, recuperando il valore dell'array corrispondente all'indexPath.row. Dopodiché farò la fase 2, che sarà, se la chiameremo items, quindi singolo elemento in items, quindi l'array items, recupero il singolo elemento e a questo punto controllo, sempre per sicurezza, let creerò una costante index, quindi se esiste l'array dati first index di of item. E andiamo a spiegarla anche qui. Quindi che cosa ha fatto? Io adesso faccio sempre un secondo ciclo for sugli items recuperati dalla selection row e vi sto dicendo se esiste un elemento presente nell'array first index che si chiama come l'elemento, allora che cosa fai? Qui adesso mi dice che manca qualcosa, ovviamente mancano le nostre parentesi graffe. Perfetto. Quindi, questo è del for. Quindi se esiste un elemento nell'array che si chiama come items, allora che deve fare? Deve ovviamente rimuoverlo dall'array, perché vuol dire che lo sto cancellando perché ho premuto il tasto delete. Quindi array dati punto remove at index. Vedete, recupero l'indice e lo elimino. Dopodiché, ultima fase, devo attivare e disattivare la cancellazione visiva della tabella. Quindi richiameremo, come visto in altri tutorial, la table view begin update, quindi sta iniziando la modifica, vedi? Serve per inserire, cancellare o selezionare righe e section of the table view. Quindi inizio, poi richiamo sempre la table view e cancello visivamente quello delete row of index path. Quindi metteremo la nostra selection row, quindi tutti gli elementi selezionati. Porteremo la cancellazione, vedete, dal button al top, cioè il modo in cui sparisce, viene eliminata visivamente la riga, lo metteremo automatica. Fatta questa operazione, ovviamente chiuderemo la end, ho scritto table view end update. Ok, mi dà un errore qui che vuol dire forse di troppo. Ok, ho aggiunto una parentesi di troppo. Quindi fatta questa fase, noi se rilanciamo la nostra table view, attiviamo la modifica, selezioniamo un po', cancelliamo tutte le righe dispari, quindi 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Quindi abbiamo selezionato, faccio vedere qui, ok, abbiamo selezionato
Cancelliamo, vedete, sono spariti i range da 0 a 17. Vedete, il range è da 0 dell'index, cioè l'indice, da 0 a 17. È eliminato in questo range tutti i dati da noi selezionati. Possiamo vedere, possiamo attivare, disattivare con l'edit e cancellare col tasto cancel. Quindi, ok, vedete? In questo modo abbiamo la possibilità di interagire facilmente con una table view per effettuare appunto una selezione multipla delle righe, in questo caso, come detto precedentemente, nell'esempio per cancellarla, oppure ovviamente per qualunque scopo serve poter selezionare più elementi all'interno di una table view. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Se il tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto e magari iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni o tutorial. Grazie e buona programmazione a tutti.